Reticenze agli screening? Il primo cittadino stria qualche furbo di troppo e si rivolge alle categorie commerciali. Chi si comporta con lealtà verrà agevolato, chi farà il furbetto verrà stangato. Cari concittadini e cari concittadini, in questo caso mi rivolgo in modo particolare a quelli che sono operatori del mondo del commercio, parlo di ristoratori, parlo di baristi, parlo di coloro i quali attraversano un momento molto delicato e difficile. Ho terminato poco fa una riunione con la sovrintendenza ai monumenti della città di Benevento e siamo d'intesa, anche se dovrebbe venire tutto questo all'interno di un decreto legge, quello che dovrebbe varare il governo, per ampliare gli spazi ai ristoratori, ai bar davanti alla loro attività. Detto questo, voglio anche fare un appello soprattutto ai commercianti, a quelli che hanno lavorato e continuano a lavorare, ma hanno lavorato in modo particolare durante il periodo in cui c'è stato l'apice del coronavirus anche nella città di Benevento e quindi il contagio è stato maggiore. Noi giovedì e venerdì, giovedì per le forze di polizia e per gli altri, quelli più esposti, anche qua i dipendenti del comune, faremo uno screening del tampone faringeo. Venerdì invece lo faremo per tutti quelli che sono gli addetti, i tabaccai, gli addetti ai supermercati, gli edicolanti, eccetera. Vedo qualche resistenza soprattutto in alcune di queste categorie. Per quale ragione? Perché magari dicono, vuoi vedere che magari mi capita che sono io che risulto positivo e dopodiché si chiude la mia attività. No, assolutamente no. In questa eventualità che cosa interviene? Che va in quarantena la persona che dovesse risultare positivo, ma l'attività continua, basta sanificarla. In realtà è avvenuta la stessa cosa, voglio ricordare a quelli che hanno titubanza o sono un po' reticenti, l'ASL di Benevento ha avuto alcuni suoi dirigenti che sono stati contagiati, mica hanno chiuso l'ASL, hanno soltanto sanificato e hanno continuato l'attività, la stessa cosa sarebbe anche qua in questa circostanza. Però attenti, se qualcuno fa il furbo, io farò un'ordinanza per la quale, se è vero come è vero che in questo caso non c'è l'obbligatorietà sul piano normativo e di legge che si vada a fare il drive-in venerdì e quindi a fare il tampone, però io posso fare l'ordinanza per dire esponete davanti alla vostra attività commerciale se avete fatto i tamponi oppure no, in modo tale che anch'io, qualsiasi tipo di, di cliente, possa vedere se c'è stato un comportamento lineare secondo regole e sono garantito dal punto di vista della mia salute, perché non bisogna badare soltanto alla propria salute ma anche a quella degli altri, soprattutto chi è esposto come chi lavora all'interno di questa attività. Quindi chi fa il furbo viene stangato, chi si comporta con lealtà viene agevolato e mi pare che questo sia una cosa giusta e sia una cosa nell'interesse dei cittadini di Benevento che fino ad ora hanno fatto grandi sacrifici e non vorrei che creassimo un virus che viene fuori all'improvviso proprio per qualche trascuratezza o qualche furbizia da parte di qualcuno. Buona giornata a tutti.